L'altra volta abbiamo visto la cosa, il concetto di grandezza, la misura e come si presenta una misura. Ok? Se voglio misurare la lunghezza di una penna, un pennarello, il cappuccio di una penna, eccetera, utilizzo un qualcosa che mi consenta di eseguire questa operazione. La misura è un confronto tra ciò che devo misurare e un campione, un oggetto di riferimento. In quel caso prendo il righello, d'accordo? E la lunghezza che trovo, diciamo finta, sia 3 più o meno 1 centimetro. Questo 3 indica, faccio un esempio, la lettura dello... Supponete che abbia un righello dove la distanza tra una tappa e la successiva è di 1 centimetro, quindi la sensibilità dello strumento è di 1 centimetro. Questa è la lettura e questa è l'incertezza della misura, esattamente dalla sensibilità dello strumento. L'ultimo simbolo sono le unità di misura, che non può non esserci. Ogni grandezza fisica ha un'unità di misura, salvo alcuni rari casi che non possono. Dire che la penna è lunga 3 non significa niente. 3 che cosa? 3 devo dare un'unità di misura. 3 centimetri. 30 mm, quello che sia, ma devo dire 3 che cosa, ok? È un errore a me molto comune calcolare